Quando cade un governo c'è sempre chi è contento, ma secondo me c'è poco da sorridere. Tipo l'Italia, quanti governi ha avuto in 10 anni? Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi e ora la Meloni. Praticamente quasi uno all'anno. Infatti c'è poco da gioire, perché c'è un problema di governabilità. Colleghi, colleghi, per favore. E tu pensa che nella festa di Cristo Re noi celebriamo la capacità di governare? Vabbè, magari per Gesù Cristo è più facile. E Dio? Sì, ma nel Vangelo di questa liturgia che la Chiesa sapientemente ci offre, abbiamo un altro protagonista oltre Gesù, il buon ladrone. Praticamente Gesù sta in croce, tutti lo bullizzano chiedendo che salvi se stesso, ma Gesù non risponde a nessuno. Addirittura l'altro ladrone lo provoca. Perché non salvi te stesso? Solo una persona lo difende. Lascialo stare! Questo ladrone buono. Non temi il Signore, neanche sulla croce! Perché quest'uomo fa un passo grande, riconosce di aver sbagliato nella vita. Per noi questo è giusto. E quindi di non aver saputo governare se stesso. Ecco perché Gesù su quella croce tace, perché ci sta insegnando a governarla. E guarda che in altre parole questa capacità di governo ce l'hai anche tu, eh? Tu che sei battezzato. Perché se sei battezzato diventi sacerdote, nel senso che puoi celebrare il mistero, profeta, nel senso che puoi annunciare la sua parola, e re, nel senso che puoi governare la tua vita. E come si governa la mia vita? Appunto per questo c'è una croce che ce lo spiega. E siccome ognuno ha la sua croce, decidi tu quale dei due accanto a Gesù vuoi essere. Ah, dimenticavo, eh? Uno solo dei due va in paradiso.